ci torniamo. Prima il viaggio con Francesco dal sud al nord del paese per curarsi. Giulia Angeletti. Abbiamo un pochettino tutto il mio ambaradan di medicine. Abbiamo degli antirigetto, una pillola per il colesterolo. Francesco, 70 anni, pugliese. Nel 2017 ha un grave malore che lo porta a scoprire di soffrire di cirrosi epatica scompensata. Stavamo in un villaggio a fare le vacanze estive, mi sentii male. Io ebbi un'esplosione di sangue dalla bocca. Peggiorava di giorno in giorno. Così si mette in lista nella regione Puglia per un trapianto di fegato, ma passano due lunghi anni e l'organo non arriva. È che io ho parlato a cuore aperto con la dottoressa Rendina e lei mi ha detto ancora una volta, dice, signora, purtroppo qua la situazione è questa, ci sono pochi donatori e quindi arrivammo a Bologna. A Bologna il Policlinico Sant'Orsola prende in cura Francesco e solo dopo un mese e mezzo arriva la disponibilità di un fegato. Da allora, regolarmente, Francesco e la moglie vanno a Bologna per controlli. Dimmi! Siete partiti? Sì, in questo momento, amore! Johnny Walker Red. Reputo l'Emilia Romagna una delle regioni più all'avanguardia per quanto riguarda, più organizzate per quanto riguarda la sanità. Ma è peccato perché la Puglia ha grosse risorse. Ma perché non sfruttarle? Cioè io devo, per salvare la mia vita, per stare bene, devo andare fuori. A Bologna, per risparmiare, Francesco e la moglie alloggiano a Casa Emilia, una struttura della Fondazione Sant'Orsola. Quante volte già siete stati qui? Una decina. E voi praticamente ogni volta che venite qui non pagate niente? Una donazione? Certo. Allora, è volontaria. Qui abbiamo il sostegno psicologico, che non è poco. È il giorno della visita, come si sente Francesco? Normalmente, ormai io ci ho fatto un'abitudine. Prudente? Prego, vieni Francesco. Prego, accomodatevi. Grazie. Sono circa più di 3.200 persone che si spostano dal sud, proprio dalle regioni del sud, per venire a curarsi al Sant'Orsola. E dietro a questi numeri ci sono persone, ci sono singole storie, quindi difficoltà legate non soltanto a quello che genera di sofferenza la malattia, ma anche all'essere lontano dal proprio contesto sociale. Visita finita, com'è andata? È andata benissimo, meglio delle aspettative. Adesso si torna a casa a cuore più leggero.